secondi per dire che l'ospite più importante lo conoscete già tutti, Salvatore Borsellino, fondatore del movimento Agende Rosse, nonché eri nella tappa, hai fatto tutta la tappa da Milano fino a qua, eri all'inizio del corteo, quindi anche sportivo direi. Sì, io sono costretto a non parlare a lungo perché devo risparmiare il fiato per fare il resto del percorso che mi resta, perché ho 75 anni e se ne avessi avuti 20 di meno sarei andato fino a Palermo in bici. Io tra l'altro avevo cominciato a fare questo percorso, a riportare questa agenda rossa dalla prima città dove sono approdato quando ho dovuto lasciare la mia Palermo, ho dovuto lasciare quel mio fratello che invece è rimasto a Palermo per cercare, come dice, di cambiarla. Io vi voglio ricordare la frase più bella di Paolo, che non è quella che tanti conoscono, chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una sola volta, quella lì, quella frase parla del coraggio e sicuramente ci vuole il coraggio per affrontare la morte, però quando devi affrontare la morte e sai che ti uccideranno, perché dopo la morte di Giovanni Falcone Paolo sapeva che sarebbe toccato a lui e da solo il coraggio non sarebbe bastato, ci voleva qualcosa di diverso e che è quello che veramente ha mosso tutta la vita di Paolo. Paolo dice: Palermo non mi piaceva, per questo imparai ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. E come vedete in questa frase non si parla di coraggio, non si parla di lotta alla mafia, si parla di amore, ed è l'amore che ha mosso tutta la vita di Paolo. E io quello stesso amore che io oggi in questo cammino che abbiamo intrapreso per arrivare a Palermo trovo in tutte queste persone che sono qui anche per Paolo. Nostra madre il giorno dopo la morte di mio fratello ci chiamò e ci disse, chiamò me, mia sorella Rita, e ci disse: voi adesso dovete andare dappertutto a parlare del sogno di Paolo, fino a quando qualcuno parlerà di Paolo vostro fratello non sarà morto. Ecco, io non credo che serva la mia voce per non far morire il sogno di Paolo, credo che il sogno di Paolo sia così forte da poter vivere da solo, però devo mantenere il giuramento fatto a mia madre e soprattutto voglio fare una cosa. Vedete, Paolo non aveva accettato che io andassi via da Palermo, ad ogni telefonata mi diceva sempre: ma perché non torni? E io gli rispondevo spesso in maniera quasi cattiva, gli dicevo: ma perché devo tornare? Cos'è? È cambiato qualcosa? Non c'è più la mafia a Palermo, non ammazzano più la gente, non i propri diritti adesso non bisogna più implorarli come favori. E Paolo non mi rispondeva. Questo fino all'ultima volta che ci sentimo al telefono, quando io alla fine della telefonata, mancavano solo 3 giorni al 19 luglio, era il venerdì, e gli dissi: Paolo, ma perché non vieni via da quella città? Gli dissi: Paolo, fatti trasferire a Torino, a Firenze, a Milano, ma vieni via da quella città, se resti lì ti ammazzano. E Paolo quella volta mi rispose, mi urlò al telefono, mi disse: ah, perché tu te ne sei scappato, adesso chiedi di scappare anche a me. Ecco, Paolo non sarebbe mai scappato, perché è voluto morire per la sua città, per la sua terra, anche per quello stesso Stato a cui aveva prestato giuramento, anche quando si è reso conto che pezzi deviati di quello stesso Stato a cui aveva prestato giuramento stavano tramando per ucciderlo, perché Paolo lo sapeva, Paolo aveva saputo della trattativa e anche per poter portare avanti quella scellerata trattativa è stato ucciso Paolo Borsellino. Ma Paolo non avrebbe mai lasciato quella che era non il suo lavoro ma la sua missione ed è andato avanti fino all'ultimo. Ecco, io riportando questa agenda a Palermo, grazie a questi ragazzi che la porteranno fino a Palermo, io cercherò di aggregarmi a loro per quanto posso. Adesso farò fino a Bologna, poi li andrò a rincontrare a Messina e farò da Messina a Palermo insieme con loro per poter dire a Paolo, quando arriveremo con questa agenda, digli che in via D'Amelio, in quell'albero d'olivo che
Mia madre ha voluto fare piantare proprio nella buca che era stata scavata dall'esplosione per riportargli quella staggenda, ma soprattutto per potergli dire una cosa che ho bisogno di dirgli. Voglio dirgli: Paolo, sono tornato.